Oggi vediamo insieme 13 verbi pronominali molto utilizzati in italiano. Il primo verbo è tenerci. Il verbo tenerci in italiano indica un forte interesse o un attaccamento verso qualcosa o qualcuno. Può essere usato per esprimere l'importanza o il valore che si attribuisce a un oggetto, un'attività o una relazione. Ad esempio, ci tengo molto a questo libro, è il mio preferito. Ci tengo a partecipare alla tua festa di compleanno. Non ci tengo a uscire stasera, sono stanco. Crederci. Il verbo crederci in italiano significa avere fiducia o la convinzione che una persona si comporterà in una certa maniera. Ad esempio, se ci credi abbastanza, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. Non ci credo che abbiano fatto una cosa del genere. Non ci credo che tu possa vincere questa gara senza allenarti. Riuscirci. Il verbo riuscirci in italiano significa avere successo e riuscire a gestire qualcosa. Indica la capacità di riuscire a portare a termine un'azione e ottenere il risultato desiderato. Ad esempio, ho studiato molto e alla fine ci sono riuscito a superare l'esame. Non ci riesco a risolvere questo problema. Non ci sono riuscito a convincere Paolo a cambiare idea. Starci. In modo informale vuol dire che qualcosa è accettabile, appropriato o adeguato a una determinata situazione. Si usa per esprimere approvazione o accordo rispetto a una proposta, un'azione o un comportamento. Esempio, vuoi uscire stasera? Ci sta, possiamo andare al cinema. Ho trovato un nuovo ristorante vegano. Va bene, ci sta a provare qualcosa di nuovo. Entrarci. In generale significa avere a che fare con qualcosa o essere collegato a qualcosa. Può essere usato sia in senso letterale che figurato. Esempio, non è colpa mia, non c'entro per niente in questa storia. Non capisco cosa c'entra il formaggio con la marmellata di mirtilli. Pensarci. Il verbo pensarci in italiano significa pensare a qualcosa e considerarla. Indica l'azione di riflettere su qualcosa, di prenderla in considerazione. Ad esempio, ci penso io a organizzare la festa. Se vuoi fare una vacanza, pensaci bene prima di prenotare il volo. Non ci penso nemmeno a prendere quel rischio, è troppo pericoloso. Rimetterci. Il verbo rimetterci in italiano significa perdere qualcosa, quindi indica una situazione in cui una persona subisce una perdita, un danno o uno svantaggio, solitamente a causa di un evento o un'azione negativa. Esempio, ci rimettiamo un sacco di soldi giocando d'azzardo al casinò. Dopo l'incidente ho dovuto pagare molte spese mediche e ci ho rimesso economicamente. Cascarci. L'espressione cascarci in italiano significa cadere, per l'appunto, e viene utilizzata per indicare che qualcuno è caduto in un inganno o è stato ingannato da qualcosa o da qualcuno. Esempio, gli ho detto che avevo vinto la lotteria e ci è cascato completamente. Non pensavo che Maria cadesse in un trucco così semplice, ma ci è cascata lo stesso. Vederci. Il verbo vederci in italiano può avere diverse accezioni a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Vederci può riferirsi a incontrarsi con qualcuno, vedere quindi fisicamente qualcosa o qualcuno, avere un'opinione su qualcosa differente oppure una visione chiara di una certa situazione. Esempio, ci vediamo domani per prendere un caffè insieme. Voglio vederci chiaro prima di prendere una decisione. Sentirci. Può riferirsi alla comunicazione con qualcuno, ma anche al nostro stato emotivo o fisico e al nostro atteggiamento verso qualcosa. Per esempio,
ci sentiamo spesso al telefono per raccontarci le novità. Ci sentiamo molto affezionati ai nostri amici di lunga data. Non ci sento bene oggi, ho preso un raffreddore. Volerci. Il verbo volerci in italiano è un verbo impersonale che indica il tempo, lo sforzo o la quantità di qualcosa che è necessario per fare o completare un'azione. Ad esempio, ci vuole molto tempo per imparare a suonare uno strumento musicale. Per fare questa torta ci vogliono 3 uova, farina e zucchero. Ci vuole pazienza per insegnare ai bambini. Metterci. Il verbo metterci in italiano viene usato per indicare il tempo o lo sforzo richiesti per svolgere un'azione. Esempio. Ci ho messo un'ora per finire il compito di matematica. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe in italiano è un'espressione idiomatica utilizzata per esprimere un forse rifiuto o negare qualcosa con decisione. Viene utilizzata per sottolineare con forza il rifiuto o la negazione di una determinata affermazione o domanda. Esempio. Vuoi che ti aiuti con i compiti? Ci mancherebbe, posso farlo da solo. Vi siete dimenticati di invitare Sara alla festa? Ci mancherebbe, lo abbiamo fatto. Un saluto, alla prossima!